l'arcipelago giapponese nel futuro fra 20 anni. Nella fantasmagorica Magasaki City nel 2037 allarme virus e a quanto pare i colpevoli sono tutti i cani presenti in città. Il sindaco Kobayashi decide dunque di deportarli in massa, spedendoli su Trash Island, l'isola della spazzatura, luogo ameno e disperato ove l'unico destino dei poveri quadrupedi è l'estinzione. L'isola dei cani. Non credo di poter tollerare altra immondizia. Esatto, hai tolto le parole di bocca. Abbandonati a loro stessi, alcuni tra i cani resistenti sono sorpresi dall'arrivo di Atari, un 12enne orfano e reduce da un coma, che si catapulta sulle balle di immondizia dell'isola chiedendo ai superstiti di aiutarlo a cercare il suo fido Spots, anch'esso in esilio. Da quel momento è alleanza fra il ragazzo e i nuovi amici a quattro zampe. Insieme combatteranno per riottenere la giustizia perduta. Dopo l'apertura trionfale e il premio alla regia all'ultima Berlinale, Wes Anderson approda nelle sale italiane con il suo secondo film d'animazione dopo il notevole Fantastic Mr. Fox. Alla pari, se non superiore al titolo realizzato nel 2009, L'isola dei cani è una spassosa fiaba fantascientifica dal sapore agrodolce che utilizza l'apologia cinofila per veicolare un messaggio chiaro e tondo all'umanità quando agisce in modo folle e bestiale contro gli indifesi, i diversi, gli ultimi sulla scala sociale. Ovunque sia, se è vivo, troveremo il tuo cane. Ecco che a diventare reietti e bastardi, dunque siamo noi umani, quando allontanati da casa, malmenati, insomma, privati di ogni diritto a partire da quello di esistere. Come da sua piacevole consuetudine, il talentuoso cineasta texano ignora il concetto di retorica applicato al cinema e sceglie una narrazione poetica e surreale, desunta in gran parte dai maestri del Giappone, luogo di ambientazione del film girato interamente in stop motion. Akira Kurosawa e Hayao Miyazaki sono le primigenie nonché esplicite fonti di ispirazione per questo racconto che mescola l'epica fantascientifica alla commedia sociopolitica. Il primo per il senso eroico di cui si ammantano le gesta dell'esercito canino in cerca di riscatto e il secondo per la sospensione magica di tempi e luoghi oltre la tenerezza di alcuni personaggi. Ho una cotta per te. Atari Kobayashi, hai eroicamente dirottato un piccolo bimotore XJ750. Lo stile complessivo, però, è tutto di Anderson, con le sue inconfondibili inquadrature frontali, i movimenti di macchina orizzontali, la tagliente ironia e soprattutto un'esondante coralità di personaggi, in questo caso voci d'attori, tutte stelle prestate dallo scintillante universo di Hollywood.